Bene, buongiorno a tutti. Sono le 11, orario di apertura del webinar. Aspettiamo ancora qualche minuto, cerchiamo di guadagnare qualche minuto solo per il motivo perché vediamo che c'è un numero di partecipanti molto più basso rispetto alle iscrizioni. Speriamo che appunto in questi qualche minuto, un paio di minuti. E si colleghi qualche altro partecipante. Ma intanto iniziamo con le presentazioni e come intendiamo organizzare questo webinar. Beh, io sono Maggian Daniele e sono responsabile tecnico commerciale di ProGold, seguo in particolar modo il mercato italiano. E ProGold, azienda produttrice di leghe madreleghe per orticeria e argenteria, oltre che a leghe in pasta per sadobrasatura e offre anche un service di stampa 3D e facciamo questo webinar in collaborazione con Eco3, in particolar modo rappresentato dall'ingegner Cristian Viscardi, che magari lascio la parola per una piccola presentazione anche sua personale. Cristian, se vuoi parlare anche di Ringrazio, Eco3. Daniele. Come diceva Daniele, io sono Cristian Viscardi della società Ecotrevalente di Brescia. Ci occupiamo di simulazione di colata, che sarà il tema del webinar odierno, che viene ospitato da ProGold e che ringrazio a nome sia di Eco3 che di ESI Group, che è la società francese che produce questo software di simulazione di colata che si chiama Procast. Io sono il responsabile tecnico dell'azienda e per me oggi è un piacere essere qui presente insieme a voi per poter descrivere insieme a Daniele Procold quello che un simulatore di colata può oggi fare nello specifico ambito delle leghe preziose. Perfetto, ti ringrazio Cristian. Allora, Grazie a te. come vogliamo organizzare questo webinar? Intendiamo parlare per un massimo mezz'ora, non vogliamo assolutamente annoiare, ma vogliamo solo dare alcuni concetti e poi eventualmente ci piacerebbe che se qualche punto non è toccato o se c'è qualche curiosità, magari finito la parte discorsiva, nella sessione di domande, magari ci vengono rivolte delle domande puntuali in cui magari cerchiamo di andare nel dettaglio di qualche informazione. Per cui partiamo con questo webinar, sono già le 11:03 minuti, penso che possiamo assolutamente partire e al termine c'è questa sessione che può durare quanto vogliamo, nel senso dipende da quante domande ci saranno e magari andremo a soddisfare curiosità di chi ha dei dubbi o appunto delle domande. Benissimo. Di cosa discuteremo oggi? Naturalmente parleremo dell'obiettivo, di cosa vogliamo rappresentare oggi. Spenderemo del tempo per parlare di assistenza tecnica di ProGold, ma più che altro per capire appunto come vogliamo implementare e migliorare l'assistenza tecnica con questo servizio delle simulazioni di colata. Andremo a parlare, ad analizzare gli aspetti, li ho chiamati aspetti metallurgici, in realtà sono le caratteristiche termiche e fluidinamiche che aiutano a far lavorare bene il simulatore. Poi lascerò la parola a Cristian, perché poi Cristian andrà, essendo esperto di simulatore, andrà lui a spiegare un po' i principi di funzionamento del simulatore. E poi andremo a vedere alcune prove pratiche, perché poi per noi è importante anche appunto capire, avere coerenza tra il risultato virtuale del simulatore e poi il risultato sperimentale e il risultato pratico, e quindi con le conclusioni dove si analizzeranno appunto i punti di forza della tecnica. Partiamo appunto dall'obiettivo. L'obiettivo principale nostro, l'obiettivo di questo webinar è comunque condividere con voi il fatto che vogliamo garantire un servizio di assistenza ancora migliore, nel senso ProGold investe molto nell'assistenza tecnica e per il 2021 abbiamo ipotizzato di offrire anche questo tipo di servizio con i simulatori.
Perché diciamo promuoviamo l'utilizzo del simulatore? Perché dal nostro punto di vista attualmente i simulatori veramente il simulatore di colata veramente può evitare una gran parte del lavoro di prototipazione per arrivare a un risultato collettivamente elevato, risparmiando tempo e denaro rispetto a un approccio classico, per cui appunto vorremmo un po' parlare delle caratteristiche dei simulatori. Come assistenza tecnica, chi lavora già con noi sa che puntiamo, investiamo moltissimo sull'assistenza tecnica, e in questo momento storico riteniamo appunto che per il 2021, per gli anni successivi, sia strategico riuscire a virtualizzare il reparto di fusione. Questo termine virtualizzare, onestamente, l'ho un po' rubato a Christian. L'ho sentito per la prima volta virtualizzare il reparto di fusione, l'ho sentito a Christian, mi è piaciuto molto perché rende proprio l'idea di cosa intendiamo. Ecco, qui in questo video vi mostriamo la strumentazione che abbiamo all'interno di ProGol per farvi capire che non è che le informazioni che condividiamo siano così prese a caso, ma abbiamo proprio dei macchinari, delle strumentazioni all'altezza che ci permettono di avere determinati dati. E tornando al concetto di virtualizzare il reparto di fusione, per noi virtualizzare il reparto di fusione significa che invece di andare a, come nella pratica quotidiana, andare a modificare i parametri fusori, per cui la temperatura di colata piuttosto che la temperatura dei cilindri proprio nel reparto di fonderia, davanti alla macchina dove si fonde, per virtualizzare vuol dire cambiare questi parametri da software, dal computer, e avere un risultato in un tempo molto molto ristretto, perché non si tratta solo di cambiare la temperatura di colata, la temperatura di gesso è molto facile sulla macchina, ma c'è tutta la preparativa alle spalle, no? Creare l'alberino, creare l'alberino in cera, creare il gesso che porta via comunque, fa investire, ha bisogno di molto tempo, e andare a ottimizzare, parametrizzare delle fusioni per ottenere un risultato ottimale, magari fondendo 6 alberini, significa preparare comunque 6 gessi, non so, provare una temperatura di colata e diverse temperature dei cilindri, ma magari porta via giornate di lavoro, mentre con una virtualizzazione del reparto di fusione io posso lanciare la simulazione, non so, alla sera prima di andare a casa, e alla mattina, il giorno seguente, avere i dati che mi indirizzano verso i parametri ottimali del lavoro, per ottenere l'elevata qualità nel getto finale. Quello che volevamo un po' sottolineare è che noi come ProGold lavoriamo con un sistema di assistenza dove appunto ogni problematica associata a un ticket. Cosa intendiamo un ticket? Riteniamo una richiesta di assistenza. Noi, quando c'è un problema, andiamo ad aprire un ticket, cioè andiamo a compilare proprio un forum con delle domande prestabilite, e in cui apriamo questa richiesta di assistenza e cerchiamo una soluzione al problema. Ecco, insisto sul fatto che viene generato questo ticket in una certa maniera, perché è un sistema che mi permette anche di raccogliere dei dati, mi permette di, tra virgolette, creare valore anche se ho un problema, perché comunque crea uno storico anche per chi ha la difettologia, in modo da capire, una volta capite le cause e come risolvere questo tipo di difetto, in un futuro, se fra 6 mesi, fra un anno, lo stesso tipo di difettologia, riesce già a risalire alle soluzioni e a come risolverlo. Noi come azienda comunque prendiamo queste informazioni, le registriamo, e ci permette anche di fare un'analisi interna sul tipo di difetti, vediamola così, una segmentazione dei difetti, nel senso che ad esempio noi ci siamo creati in 20 anni di
lavoro con questo metodo, un database di difetti. Siamo riusciti a catalogare i difetti in 9 macro categorie, cioè noi qualsiasi tipo di difetto nel settore orfo riusciamo poi a individuarlo, a farlo cascare dentro a una di queste categorie. Questo tipo di analisi mi permette anche poi a fine dell'anno o in periodo storico che mi interessa, di andare a verificare quali sono i difetti più comuni. Noi abbiamo notato, ad esempio, che uno dei difetti più comuni nella microfusione è proprio la porosità da ritiro, e per cui abbiamo cercato un metodo per eventualmente limitare questa porosità. Certo, quando c'è un difetto, magari per limitare i difetti io posso lavorare sulla composizione della lega, posso andare a modificare la composizione chimica della lega per poi avere determinate caratteristiche, ma chiaramente non posso solo con la composizione della lega risolvere completamente i difetti, tanto più che la porosità da ritiro è un difetto tra i più comuni e anche, diciamo, un difetto che comparirà sempre. La porosità da ritiro è intrinseca con il metallo, perché nasce dal fatto che il metallo nel passaggio dal liquido al solido va a diminuire il proprio volume. E dunque non posso eliminare la porosità da ritiro, io posso eventualmente lavorare in maniera intelligente, posso guidarla, farla comparire in zone del grappolo dell'oggetto che non mi interessano, ma purtroppo avrò sempre la porosità da ritiro. Ed ecco che c'è nata questa idea di andare a utilizzare dei tools, dei sistemi come la simulazione incollata che mi possano garantire un'ottimizzazione dei parametri di fusione, dei risultati, dunque una riduzione della porosità, un'eliminazione della porosità di tiro sul getto finale. Accanto a questo abbiamo anche noi, filtrando tutte le informazioni, abbiamo creato anche un knowledge base, cioè un sistema consultabile da tutti, dove uno può, appunto, qualcuno che è interessato, collegandosi al nostro sito, può andare in cerca del tipo di porosità, quello vedete a sinistra, aspetta, scusate, qua vedete, riuscite a determinare il tipo di difetto e una volta individuate trovate una serie di articoli che parlano di quel difetto. È chiaro, non andiamo a condividere informazioni delicate, personali di diversi clienti, andiamo a condividere informazioni di carattere generale. Ad esempio, se c'è una porosità da ritiro, ok, si trova questo tipo di informazione, trova un'informazione della morfologia, delle eventuali cause, trova un'informazione di come posso risolverle questa porosità da ritiro. E trovo, non so, prima di andare a modificare il tipo di alimentazione, magari consiglio, provate a ridurre la differenza tra la temperatura di colata del metallo e la temperatura del gesso. Tutte queste informazioni che possono aiutare. Ma chiaramente, ok, chiaramente, appunto, abbiamo ritenuto che, essendo un tipo di porosità molto presente, un sistema di simulazione possa aiutare tantissimo nel ridurre questa problematica. Ed ecco da qui l'idea di collaborare con qualcuno che abbia esperienza con la simulazione, perché noi non ce l'avevamo. Noi, essendo magari nel settore orafo, tanto si cercava, si è lavorato sulla si lavora sull'esperienza, sulla capacità di alimentare in determinata maniera. E abbiamo appunto deciso di iniziare questa collaborazione con ECO3, in cui, cercando di condividere la nostra esperienza metallurgica nel settore orafo con l'esperienza loro dei simulatori, per cercare di portare a un risultato ottimale ai simulatori. Perché? Perché dal nostro punto di vista i simulatori, dal nostro punto di vista, da un dato di fatto, i simulatori sono, diciamo, hanno già preso piede e vengono utilizzati in altri settori, ok? L'aerospace, l'automotive vengono già utilizzati su larga scala, mentre nel settore orafo non sono così comuni o non è prassi prima passare attraverso la simulazione per ottimizzare il processo produttivo. E appunto, secondo noi, è il momento, è tempo in cui anche nel settore orafo bisogna cercare di cioè non possiamo permetterci il lusso ancora di dedicare troppo tempo o avere troppi scarti nella produzione, ma bisogna cercare di migliorare, cercare di riuscire ad ottenere dei risultati che garantiscono alta qualità in tempi più brevi. Insomma, abbiamo cercato comunque con ECO3 di capire come mai i simulatori non sono così usati nel settore orafo, e
dal nostro punto di vista e dalla discussione siamo giunti alla conclusione che forse i simulatori non sono così utilizzati nel settore orafo perché non si hanno informazioni sulle caratteristiche del materiale, non si hanno le giuste informazioni perché il simulatore lavori bene. Ok, abbiamo capito che attualmente, fino a qualche mese fa, le informazioni, i parametri inseriti all'interno della simulazione erano parametri non della lega che si stava utilizzando, ma di leghe che si avvicinavano del settore industriale, che si chiamavano per composizione, che ne so, venivano inserite le informazioni per quanto riguarda informazioni certe degli ottoni e poi utilizzate con l'oro, ad esempio. E questo non garantiva un risultato così ottimale. Allora, appunto, siamo seduti a tavolino e abbiamo cercato di capire quali sono i parametri che vanno a influenzare il risultato del simulatore e abbiamo individuato questi parametri fondamentali. Dunque, parametri di tipo termico, la variazione, il ritiro, la variazione magnetica di infusione, piuttosto che la frazione solida, il calore specifico e la conducibilità termica, e parametri di tipo fluidinamico, ok, la viscosità. Poi Christian vi spiegherà appunto perché sono importanti questi parametri, come lavora il simulatore attraverso equazioni che si rifanno appunto alla termodinamica e alla fluidinamica, sempre senza entrare nel dettaglio. E questi sono i parametri che dobbiamo andare a caratterizzare, a determinare in maniera puntuale, per poi fare in modo che appunto il simulatore mi lavori bene. Si capisce un po' anche al volo, cioè la variazione volumetrica è diciamo che i parametri fondamentali sono la variazione volumetrica e infusione, il ritiro che è direttamente collegato con il ritiro finale, perché appunto quanto una lega ritira nel passaggio da liquido a solido, ma poi anche nella fase di raffreddamento, e la frazione solida, cioè come avviene la solidificazione, è di fondamentale importanza capire dove avviene prima la solidificazione rispetto a dove rimane il metallo lì. Liquido, okay. Ovviamente anche l'uscita termica, quanto calore riesco a disperdere e dunque come poi ho eventuali problemi di riempimento. La viscosità va a toccare principalmente proprio le caratteristiche fluidinamiche, come vado a riempire lo stampo. E dunque questi sono i parametri che vanno a incidere sul risultato finale. Adesso non voglio entrare nel dettaglio, non vogliamo assolutamente, casomai se ci sono delle domande, lascio la parola a Christian invece per quanto riguarda la simulazione, come funziona il software di simulazione Procast. Perfetto, ti ringrazio Daniele. Ecco, cosa stiamo vedendo nel filmato che sta girando in continuo ora sullo schermo? Semplicemente stiamo guardando attraverso il cilindro la fusione che sta avvenendo nella macchina di fusione. Quindi, voi vedete che viene versato l'oro, quest'oro va a riempire i diversi componenti dell'alberino e quello che stiamo vedendo è come solidificano e raffreddano. L'ha accennato prima Daniele, senza le proprietà del materiale non si va da nessuna parte, è solamente un assieme di bei colori quello che stiamo guardando. Quindi sì, lo possiamo usare per giocare sul web, ma ciò che conta è poi dare significato a queste immagini. Quindi, quando ci siamo seduti al tavolo con ProGold, la richiesta è stata molto semplice. Dobbiamo trasferire il DNA della lega preziosa all'interno del software, perché solo con le giuste informazioni Procast è in grado di predire questi difetti e di evitarli. Nell'immagine successiva, adesso, che cosa andiamo a vedere? Semplicemente siamo entrati un po' più nello zoom di questa immagine. Stiamo vedendo la temperatura. Perché? Perché un simulatore come Procast, grazie al suo motore metallurgico, che è in grado di recepire le informazioni che ha spiegato precedentemente Daniele, sia termiche che fluidodinamiche, utilizzando una tecnologia di elementi finiti, che è in grado di cogliere il dettaglio molto fine, che è tipico dei processi di gioielleria, allora ci può mostrare le temperature, le velocità, la solidificazione, i ritiri, quei difetti che, vi accennava Daniele, al knowledge base vengono descritti. E a questo punto, se facciamo ancora un passo successivo, nell'immagine che sta arrivando, vedete come in questa immagine ci sia su un lato ciò che può rappresentare un semplice alberino con un anello piantonato su una testa, ma nella realtà delle cose il simulatore, che è
passatemi il termine, una calcolatrice in alta definizione, va a spingere, grazie alla sua tecnologia dell'elemento finito, questo calcolo, per andare a rilevare, prima che accadano, quei difetti che sono intrinseci del processo di fusione. L'ha detta giusta Daniele, questa è la frase che piace molto a me, virtualizzare la fusione del gioiello. È quello che cerchiamo di fare. E nell'immagine successiva, molto brevemente, vedete quello che è il dettaglio. Ma parliamo di qualcosa molto fine. Non voglio tediarvi con questa immagine, perché qui è matematica e non è il tema che vogliamo trattare. Ma il flusso logico, lo vediamo nella pagina successiva, è questo. Voi, col vostro CAD, Rhino, CATIA, quello che è, disegnate l'alberino. Fate la piantonatura come l'avete pensata per la vostra produzione, per il tipo di componente che volete andare a realizzare. A questo punto ci spostiamo dentro Procast. E dentro Procast creiamo quella che si chiama mesh. È brutto come termine, non dice nulla. Non dice nulla a chi non fa la simulazione, ma per chi fa simulazione è il dettaglio che poi consentirà al motore metallurgico, alle capacità di Procast, unite al database di leghe, in questo caso ProGold, che è inserito come DNA del software, vi consente di arrivare ai risultati. Risultati che sono il cuore dell'analisi, sono il motivo per cui la simulazione è così importante e prenderà piede in maniera importante anche nel settore delle leghe preziose. Perché? Perché se è vero che nell'automotive, nell'aerospace, in altri settori differenti dalla gioielleria è uno standard ormai da molti anni, anche oggi in realtà stiamo avvicinandovi a questo mondo. E grazie al lavoro che stiamo facendo con ProGold e che ora Daniele andrà a spiegarvi in questo approccio sperimentale che abbiamo messo sul campo, perché non sono solo bei colori, ma in realtà sono fusioni alle quali dobbiamo dare un significato nel mondo della simulazione. E il significato lo vedrete nelle parti successive, quindi Daniele ripasso nuovamente la parola a te, io comunque sono qui, per l'aspetto di validazione sperimentale che stiamo facendo insieme sul campo. Ti ringrazio Cristian, e appunto andiamo a vedere la validazione sperimentale, cioè noi abbiamo cercato anche, allora tenete conto che sì, abbiamo più di 300 leghe, madreleghe in gamma, per cui dobbiamo andare a caratterizzarle tutte quante. Adesso abbiamo questa prima collaborazione in cui abbiamo caratterizzato alcune leghe e stiamo andando a verificare anche la coerenza, la corrispondenza tra il valore virtuale, il valore che viene dal simulatore e il valore e poi il dato pratico, reale della fusione. E per fare questo abbiamo individuato, abbiamo creato e pensato un alberino di test, che è quello che abbiamo visto nelle simulazioni che ci ha fatto vedere Cristian, che poi qua c'è proprio una foto in cui abbiamo utilizzato tre tipi di oggetti differenti posizionati a diverse altezze, a diverse posizioni dell'alberino, e che siamo andati a abbiamo creato questi oggetti per determinare, per verificare appunto le informazioni su dove comprarono i difetti che può darci il Procast. Come abbiamo detto, la simulazione è predittivo, mi anticipa dove sono i difetti e dunque è fondamentale, e principalmente in questo momento, poi eventualmente Cristian correggimi, aggiungi qualcosa se non do le esatte informazioni, ma principalmente un software come Procast può dare informazioni per quanto riguarda assolutamente il portale di tiro e le problemi di riempimento, la capacità di riempire uno stampo, ma mi dà anche delle informazioni, nelle ultime versioni, negli ultimi anni è stato implementato, mi dà anche delle informazioni per quanto riguarda la porosità da gas che appunto nasce quando c'è una decomposizione termica del gesso a contatto con il metallo ancora liquido, che mi fa nascere questo tipo di porosità. Per cui questi sono gli alberini che abbiamo pensato. Andiamo a analizzare queste tipologie di oggetti e il motivo per cui abbiamo immaginato queste tipologie di oggetti, che poi possono essere implementati, cioè nel senso è una parte sperimentale, però chiaramente abbiamo inserito la retina, perché la retina mi dà un'indicazione sulle capacità di riempimento, quanto facile
risulta riempire un oggetto con una geometria più o meno complessa, c'è un problema su geometrie complesse, e dunque mi dà anche il rischio che possa avere delle parti mancanti, incomplete durante la fusione. Poi abbiamo utilizzato un anello con una sfera dimensionata, con una sfera decisamente molto grande appositamente, perché mi dà due tipi di informazioni: mi dà un'informazione per quanto riguarda il ritiro, ma mi dà anche un'informazione per quanto riguarda un'eventuale porosità da gas, perché una massa così grande mi aiuta, sicuramente mi promuove una decomposizione del gesso e dunque una porosità del gas sulla superficie. Qui adesso, ad esempio, qua abbiamo fatto vedere l'oggetto, come viene, aspetta che prendo il puntatore laser, l'oggetto vero e proprio. Questa è la sezione, perché poi per fare un'analisi completa andiamo a sezionare la sfera nel mezzo, ok? A metà, nel diametro maggiore, e andiamo a lapparla e verificare come si presenta all'interno l'oggetto, e qui è quello che ottengo dalla simulazione, il risultato che mi risulta dalla simulazione. E poi abbiamo utilizzato una medaglia, un disco, una medaglia piatta, possiamo chiamarlo disco, perché proprio questo, dal nostro punto di vista, favorisce la porosità da ritiro, perché è una superficie piatta alimentata con una strozzatura, nel senso dove si riduce l'alimentatore, per cui è molto facile promuovere, favorire la porosità da ritiro, e qui possiamo fare anche un confronto tra le varie leghe. Ed inoltre il disco mi permette anche di fare una valutazione per quanto riguarda la turbolenza, come entra il flusso di metallo all'interno dell'oggetto. E poi abbiamo scelto un'ancia, abbiamo scelto questo tipo di oggetto che è molto particolare, perché qua faccio notare che qui c'è una variazione di una strizione, una variazione di sezione notevole, ok? Ha due scopi. Beh, uno, perché questa variazione di sezione dovrebbe promuovere un tipo di porosità da ritiro in questa zona, anche qui è stata sezionata lungo questo piano, ok? E come risulta anche dagli aspetti del simulatore. E poi in realtà questa strizione l'abbiamo messa anche per capire se era possibile in qualche modo valutare l'erosione del gesso, inclusioni da rivestimento, dello sbriciolamento del gesso, per cui abbiamo cercato se in qualche maniera si può fare anche questo tipo di valutazione con questo oggetto, attraverso il simulatore. E direi che passiamo ad analizzare dei casi pratici, ok? Per questo è quello che ci mostrava il software, sugli anelli posizionati in diverse parti dell'alberino, con poi la porosità da ritiro che abbiamo osservato sia superficialmente, poi comunque viene anche valutata all'interno, ok? Poi appunto sezionandola, e su alcune leghe, questi sono risultati su leghe che abbiamo caratterizzato, su alcune leghe caratterizzate c'è anche della corrispondenza, cioè abbiamo come prima informazione delle corrispondenze tra la parte, diciamo, di simulatore e la parte pratica. Certo, questi sono degli oggetti magari da laboratorio non così complicati o complessi, poi bisogna valutare nel complesso del grappolo. Questo è il risultato, ad esempio, per quanto riguarda la medaglietta sottile, e anche qua abbiamo una corrispondenza. E abbiamo trovato la porosità centrale, come ci si aspettava poi, centrale, che il simulatore mi aveva comunque indicato. Abbiamo riportato qui la simulazione per determinati parametri. Chiaramente questo non è il risultato di un'unica simulazione, cioè nel senso, poi appunto il simulatore mi permette di andare a inserire vari parametri di processo e poi trovare quelli ottimali. E questo è il risultato per quanto riguarda l'ancia, per cui si vede proprio che in questa zona di scrizione la presenza di porosità da ritiro, ed è evidente. E però io andrei proprio su dei risultati magari pratici che secondo me rendono un po' più l'idea
dei vantaggi effettivi, perché questa immagine dal nostro punto di vista un po' parla da sola, perché questa è la stessa medaglietta alimentata alla stessa maniera, ok, solo modificando i parametri di colata, ok, nella parte di sinistra, ok, abbiamo impostato come temperatura di colata 1020, per cui la temperatura del metallo, e la temperatura del gesso a 550. Nella parte destra, ok, abbiamo invece simulato una temperatura di colata di 1000 gradi e con una temperatura del gesso di 650 gradi. Ecco che si vede, questa è il software mi permette diverse visualizzazioni, diciamo posso vedere diverse maschere, questa è la maschera relativa alla porosità da ritiro, immediatamente si vede che con una temperatura di colata di 1020 e una temperatura dello stampo del gesso a 550 ho una porosità molto più ampia rispetto alla seconda ipotesi con una temperatura del gesso più alta. Ecco, farlo in maniera predittiva, cioè fare girare la simulazione e poi il giorno dopo andare direttamente a colare con questi parametri, capite bene quanto tempo fa risparmiare. Che chi ha esperienza in microfusione, molti di voi mi dite, ma che scoperta, lo sappiamo anche noi che la temperatura dello stampo più alta mi garantisce un riempimento maggiore, si sa, viene dall'esperienza, ma anche dalla parte teorica dello studio della termodinamica. Uno stampo più alto mi garantisce sempre un riempimento maggiore è molto più importante rispetto alla temperatura di colata. Però, ok, magari questo può essere ovvio, ma provate a immaginare, ok, io ho una porosità da ritiro e adesso qua ho modificato la temperatura di colata e se dovevo ottimizzare in fonderia, in fusione direttamente, al minimo devo preparare due cilindri, ok? Due cilindri, uno con questa temperatura e uno con questa temperatura, ma prima di arrivare a questo punto me ne devo prepararne anche 4 o 8. Primo. Secondo, se ho della porosità da ritiro che riesco a risolvere, magari perché diciamo che una porosità da ritiro è dovuta a un'alimentazione sbagliata, capite che lì devo lavorare sulla dimensione dell'alimentazione, sul posizionamento del pezzo sull'alberino. E tutti i parametri che in pratica, nella propria pratica, devo andare a creare degli alberini in cera con diverse dimensioni degli alimentatori, inseriti con diverso angolo rispetto al piantone centrale. Ci metto giorni, mentre con un simulatore, ok, io posso già in fase di creazione del grappolo sul simulatore, nel disegno, ok, posso già mettere questo oggetto con un angolo differente, incrementare la dimensione dell'alimentatore e ho già una prima informazione, già mi indica la direzione da intraprendere. Me la può indicare con la porosità di ritiro, ma me la può indicare anche attraverso altre visualizzazioni, la frazione solida. In questo video io vedo come avviene la solidificazione, ok? Adesso è lanciato in loop, vediamo che lo provo a bloccare, no? Vi faccio vedere, anche qua abbiamo diverse condizioni diverse temperature. Abbiamo fatto delle simulazioni, tra virgolette, semplici, l'alberino che abbiamo utilizzato per la verifica dei dati sperimentali e con quella geometria costante, abbiamo solo cambiato la temperatura di colata e la temperatura dello stampo, per cui la temperatura di colata 950-400 nell'alberino di sinistra, 990-550 nell'alberino di destra. E si vede proprio che la solidificazione, come cambia la solidificazione a parità di tempistiche, dopo che è avvenuta la colata, e qua posso studiarmi cosa solidifica prima, cosa solidifica dopo, riuscendo ad avere un'idea dell'area dove potrebbero nascere i difetti. Esatto. Scusami, Daniele, se vuoi aggiungere un secondo, prego. Cosa stiamo vedendo qui alla fine? Daniele ci sta mostrando quello che è la vostra pratica di fusione. Perché? Perché si vogliono contenere al minimo i test da fare sugli alberini reali. Perché, come spiegava Daniele, il tempo è quella cosa che non vi torna indietro. E se riesco a risparmiarlo a monte, è tutto meglio quando vado in produzione. Questo magari vi dice poco, ma vi sta dicendo in realtà che certi piantoni, certi alimentatori possono essere utili, ma possono essere inutili se non deleteri. Quindi quando vado a creare la piantonatura di un alberino, devo stare attento di mettere attacchi, ingressi dove servono e di evitare quelli che non servono. Perché? Perché c'è un aspetto di peso, c'è un aspetto di qualità finale, c'è un aspetto di degrado del gesso, perché in fin dei conti qui non lo state mai vedendo,
ma semplicemente perché la simulazione vi crea un gesso trasparente, vi mette di fronte agli occhi quello che sta succedendo e che scoprite solo dopo, solo a posteriori. In questo modo possiamo davvero anticiparlo. Quindi, prima abbiamo visto l'impatto dei parametri e se il software non risponde alla variazione dei parametri, capiamo tutti che è lui stesso una perdita di tempo. Quindi, prima vi mostrava questa sensibilità, cambio le temperature, ecco l'impatto. Qui ci sta facendo vedere che questo impatto ha un impatto anche pratico di produzione. Nel video successivo vedremo anche come lo stesso impatto ce l'avremo sul riempimento. Perché? Perché guardiate temperatura di colata 950-1020, temperatura del gesso, ghiacciato chiaramente, ma giusto per farvi sentire, per farvi percepire quanto le reticelle vadano in crisi e di reticella diciamo che rimane solo lo spazio vuoto, perché la reticella non si compie in fin dei conti. Quindi la simulazione ha impatto su come poi andate a disegnare l'alberino in modo che al primo colpo possiate andare a fondere un alberino che virtualmente avevate già validato. Quindi, scusami se ti ho interrotto Daniela, ma volevo un attimo perfetto, aggiungere un paio di cose. Perfetto, e mi permetto solo di aggiungere un altro dettaglio. Saremo sui 34 minuti, un minuto, dico solo mia esperienza personale, no? Io sono più di 20 anni che lavoro in ProVolt e mi sono trovato spesso, no, con problemi. Portate tiro è il difetto più comune e per cui spesso mi trovo a dove alimentiamo, che dimensione mettiamo gli alimentatori, eccetera, ma alimentiamolo qua. Molto sull'esperienza e molto spesso appunto era un po' la mia parola contro magari la parola o l'esperienza di qualcun altro o comunque un dato non oggettivo, no? Cioè, per esperienza ti dico, fai così, posso eventualmente fare un calcolo sulla sezione di alimentazione in funzione della sezione di alimentare, eccetera, però di fondo sempre qualcosa di molto aleatorio che non si riesce a dare una risposta di tipo oggettivo, no? E molto spesso, se poi hai buoni risultati, trovi chi è di fronte a te, inizia a fidarsi ed ascoltare i tuoi consigli. Se sbagli, se hai un risultato un po' meno buono, perdi anche la fiducia che ti affronti te. Ecco, per me il simulatore è anche un modo per parlare in maniera oggettiva, no? Dico, alimentiamo così perché, guarda, alimentare così ti dà questi vantaggi e vantaggi, lo butti subito dentro il simulatore e in un attimo, in una notte, in 6 ore, nel tempo che puoi far girare il sistema, ecco che hai il risultato. Non devi magari fare una campagna di prove di una settimana. E questo per me è un altro fattore che mi spinge all'utilizzo di questo software, perché secondo me l'esperienza di una persona nel mondo della microfusione collegata con un simulatore può diventare una bomba, nel senso della parola, può dare dei risultati eccezionali dal mio punto di vista. Non so se sei d'accordo. Concordo Daniele, aggiungo anche una cosa: se in simulazione magari la prova va male, magari faccio delle prove che vanno male, però guardate una cosa, che guardandole insieme, seduti a un tavolo, anche dagli errori di simulazione, nella realtà delle cose ci sono sempre dei passi in avanti, perché una simulazione non è mai uno scarto fisico, una simulazione è sempre uno spunto per riuscire a fare meglio quello che fate già oggi, per riuscire a farlo prima. Quindi se io, Cristian, mi metto al simulatore e provo una mia soluzione, da una parte va bene, dall'altra va male. Daniele dice al simulatore, a Procast, ma io farei così, facciamo cosa? Daniele, cavolo, che ha 20 anni di esperienza, contro i miei che sono decisamente meno, sono confidente che avrà un risultato migliore. Però provate a pensare, magari questo strumento nelle vostre mani oggi, cosa può darvi, già voi che avete anche questa competenza, vi permetterebbe davvero di fare un grosso salto in avanti, come l'ha fatto fare in molti settori dove ormai è una realtà consolidata. Mi permetto di aggiungere solo una cosa: grazie alla forza dei materiali che state andando ad inserire, perché altrimenti, se non date dei dati del materiale corretti o presi, come dicevamo prima all'inizio, Daniele, per analogia da altri processi,
Sì, sono dei bellissimi colori, concordo, è come fare un bel filmato in HD, passatemi questo termine, ecco. Per cui andiamo alle conclusioni, perché abbiamo sforato, come sempre, non riesco a stare nei tempi, ho cercato di ridurre all'osso, ma vabbè. Allora, noi puntiamo sul sistema di simulazione Procast, perché appunto vogliamo dare un servizio predittivo, vogliamo veramente riuscire a capire prima di fare tutta una serie di prove dove compaiono i difetti. Chiaramente questo mi aiuta a ridurre il numero di prove pratiche, risparmiare tempo e dunque denaro, e solo attraverso un'analisi delle porosità da computer. Come abbiamo detto prima, lancio durante la notte, la mattina dopo riesco ad avere la simulazione durante la notte, riesco ad avere un indirizzo sui parametri da utilizzare. E non ultimo, l'ha accennato Christian, quel discorso di ridurre lo scarto, cioè sia i pezzi scartati, ma anche l'utilizzo di materia prima, perché magari mi permette di garantire l'ottimizzazione del risultato con il numero minimo indispensabile di piantoni, non serve utilizzarne di più, anche la stessa dimensione dei piantoni non serve farli. Ho sempre il problema opposto, che sono troppo sottili, però non serve farli troppo grossi, no? Perché comunque porta via materiale, e che comunque mettere un piantone magari troppo grosso può addirittura dare degli effetti negativi, no? Perché può favorire la porosità da gas, può favorire la presenza di altri tipi di problematiche. Per cui riuscire a utilizzare il giusto quantitativo del materiale, non in più, che materiale prezioso, insomma. E poi da un punto di vista personale, nel senso, ci fa anche piacere magari riuscire a dare dei dettagli più precisi nelle nostre schede tecniche dei prodotti, in funzione, non so, del peso dell'alberino che si fa fondere o di una forma geometrica. Non so se riusciremo a segmentare, a parametrizzare anche magari determinate forme geometriche, riuscire a dare un'indicazione, se non altro per quanto riguarda la temperatura dei cilindri, stato su questo range di temperatura. Insomma, anche questo è qualcosa che ci piacerebbe arrivare ad avere in futuro. E chiaramente noi facciamo la caratterizzazione di queste delle leghe ProGol, che troverete poi all'interno della libreria di Eco3 di Procast, e lo vediamo come assolutamente un miglioramento del nostro servizio di assistenza, del nostro servizio che vogliamo promuovere. Questo è, diciamo, lo scopo, l'investimento che abbiamo deciso di intraprendere per quest'anno. Io avrei concluso, non so, Christian, se vuoi aggiungere qualcosa a te per quanto riguarda so, il No, discorso. io ti ringrazio Daniele per questa presentazione che hai fatto. Confermo che Procast recepisce le leghe ProGol all'interno del suo database, quindi chi già oggi utilizza Procast con la versione nuova che è in uscita nell'estate si troverà questo database delle leghe ProGol. Considerate che comunque la forza dell'assistenza tecnica di ProGol è proprio quella, come ha accennato anche Daniele, di venire incontro alle richieste del cliente. Quindi non dovete aspettare le release del software, c'è la flessibilità sia di Eco3 sia di ProGold nel venire incontro al meglio a quelle che sono poi le richieste di voi che utilizzate queste leghe nei vostri gioielli. Ecco, volevo solo dire quello perché oggi il progetto è un progetto che stiamo portando avanti insieme. Abbiamo pianificato bene le attività, sono contento di questo lavoro che stiamo facendo, quindi davvero ringrazio Daniele e tutta ProGold per questa attività che stiamo portando avanti con Eco3, che rappresento io, e con ESI, che produce il software, e mi auguro di poter nel minor tempo possibile, a questo punto, riuscire a venire incontro a quelle che poi sono le richieste di quelli che sono gli utenti. Perfetto, grazie Cristian, grazie anche a voi, grazie a tutti per l'attenzione. Diciamo, la parte di speech del webinar è conclusa, e spero ci siano delle domande, spero ci sia qualche curiosità, qualche punto dove non siamo stati chiari, che non siamo riusciti a toccare. Insomma, se
se avete delle domande è il momento, siamo ben felici di rispondere, insomma. Io non vedo Vedo alcuna un domanda. saluto anche Un io, Daniele, un saluto, buongiorno a buongiorno a tutti tutti. da spettatore Esatto. anonimo, ringraziamo. Esatto, ringraziamo. Per cui non so se non vedo domande, se non ci sono domande, chiuderei, attendo Abbiamo qualche istante. qualche istante se qualcuno le sta formulando. Vi ringraziamo comunque per la partecipazione, spero abbiate trovato utile. E ripeto, potete fare domande qua, ma dopo se le domande girano, iniziano le avete fra il pomeriggio, stanotte, domani, eccetera, contattateci Allora, direttamente. c'è una mano alzata, Massimiliano, credo. Gli chiederei allo Sì, staff però. di supporto mio e di Daniele, perché in realtà siamo fortunatamente assistiti. Esatto. Sì, beh, allora c'è una domanda. Salve, come fare per fare le prove? Allora, beh, lato simulativo, rispondo io in questo caso, scusami Sì, Daniele, ma vuol sì. dire che voi dovete avere disponibile il CAD dell'alberino, il disegno che sia fatto con Rhino, che sia fatto con il CAD che utilizzate comunemente, non è un problema, lo carichiamo in simulazione e poi dobbiamo mettergli la veste della fonderia, quindi che temperatura abbiamo di colata, quale pressione abbiamo per la fusione. Considerate che qui abbiamo accennato esclusivamente alla fusione convenzionale, ossia statica. Ma Procast può curare anche in centrifuga, quindi non è assolutamente un vincolo utilizzare un processo centrifugo. I processi sono regolarmente fattibili con il vuoto, quindi una volta che si utilizza per capire la giusta ricetta, scusatemi, di fusione, quella ricetta di fusione la diamo in pasto a Procast e ci mostrerà quello che poi sarà l'esito in termini di riempimento, completo o non completo, in termini di porosità da ritiro. E già qui, come accennava prima Daniele, sono le due criticità oggi maggiori nella microfusione. E dopo considerate che oggi ProGold offre come servizio, come accennavi tu prima Daniele, questa attività di supporto al proprio cliente. Ah, perfetto, vedo la domanda anche di Sì. Massimiliano. Ecco, sì, confermo che è possibile anche utilizzare scansioni, il classico STL che viene dallo scanning, per capirci, oppure da l'STL che utilizzate magari per realizzare in stampa 3D. Sì, esatto, noi abbiamo già possiamo già fare questo tipo di processo, possiamo già scannerizzare gli oggetti, per cui assolutamente sì, confermo, noi siamo anche in grado di farlo. Se avete un oggetto, possiamo, tra virgolette, tirar su noi proprio letteralmente il file per poi darlo a mangiare al simulatore per farlo girare sul simulatore. Per cui sì, confermo. Esatto. Allora, io intanto sto seguendo la lista, quindi. Buongiorno. Si riesce a simulare eventuali rotture dovute alla solidificazione degli Allora. oggetti o si riesce a ottimizzare anche dei tempi di raffreddamento? Allora, quello del tempo di raffreddamento la vedo gestibile perché l'impatto che mostrava prima anche Daniele nel video, quindi legato alle proprietà termiche del materiale, del rivestimento, del guscio, del gesso, scusatemi, ne vediamo come viaggia il riempimento. L'aspetto della rottura durante la solidificazione è qualcosa di in realtà più delicato, perché aggiungiamo una componente, non più solo la termica, aggiungiamo anche l'aspetto meccanico. L'aspetto meccanico a caldo, oggi in maniera diretta, mostra un risultato di frattura. Diciamo che in maniera indiretta la studiamo quello come stiamo facendo oggi con la temperatura e la frazione solida. Quindi in presenza di frazione solida e temperature elevate, allora andiamo a valutare, in base anche a come è andato a riempire la cavità, la sensibilità a rompere, a cricare quello che è l'oggetto. Capita spesso che certe variazioni di spessore amplifichino ulteriormente questa problematica. Però ecco, oggi in maniera diretta l'aspetto meccanico non è visibile come nel mondo auto. È un tema che abbiamo discusso comunque insieme e su cui in realtà stiamo riflettendo su come
fornire uno strumento che sia previsionale anche per questo aspetto. Assolutamente, assolutamente, anche perché ne conosce bene la metallurgia dei metalli preziosi, capire appunto, cioè capire, sappiamo le cause, no? Delle rotture che possono venire a caldo, e poi bisogna mettere, tra virgolette, scusami Cristian, in maniera molto povera, prego, mettiamo l'equazione all'interno del software che mi va a simulare quel discorso lì. Comunque attualmente, come ha detto Cristian, non è qualcosa che riusciamo a gestire. C'è un'altra domanda, che anche questa la risposta purtroppo non riusciamo a gestire: sono già state fatte simulazioni per quanto riguarda il platino? No, non abbiamo fatto delle simulazioni per quanto riguarda il platino. Perché? Per il motivo semplice o complicato che il platino ha temperature di fusione molto più elevate e facciamo fatica con gli strumenti a gestire le informazioni a 1800 gradi. Riusciamo ad arrivare tranquillamente a 1200, 1300, per alcune leghe riusciamo anche fino a 1600 gradi, arrivare a 1800, 1900 gradi, sul mercato veramente non facciamo fatica da un punto di vista strumentale. Per cui per il momento le leghe al platino non verranno caratterizzate. Non lo so se fra qualche mese o fra qualche anno, perché comunque è un progetto, appunto, è un investimento che stiamo facendo, perché comunque abbiamo acquistato della strumentazione apposita per arrivare a queste informazioni, da capire se anche gli stessi produttori di macchine poi, no, sicuramente, ma riuscire ad avere delle strumentazioni che arrivi alle temperature del platino. Per cui, esatto, per il momento, perché no. Tecnicamente il software, come dicevo prima, può recepire le informazioni, sì, perché per un software colare a 2000 gradi, colare a 800 gradi un materiale, una volta che le curve sono ben definite, non è un problema. Però ci sono poi queste difficoltà pratiche nell'avanzare, dove io devo fidarmi del dato, e quindi se devo fidarmi del dato devo anche avere un'attrezzatura che mi consente di gestire bene questa informazione. Quindi, come dicevi Daniele, giustamente tu, 1800 gradi sono una temperatura impegnativa, e le macchine di test devono garantirmi anche quello che fanno, non devono solo arrivare a 1800, devono anche dirmi che a 1800 gradi mi stanno dando, esatto, qualcosa su cui, e per cui apprezzo molto la tua praticità, spesso devo avere qualcosa di sensato. Quindi potenzialmente fattibile, però chiaro, ci si deve far crescere l'aspetto caratterizzativo di chi realizza i macchinari di test. Esatto, esatto, esatto. Chiamiamolo così, è quasi un problema tecnologico in questo momento. Facciamo le due domande più semplici, sono altre tre domande. Beh, la prima, okay, è Simone, scusate, sono arrivato tardi, ma è possibile vederlo registrato? Assolutamente sì. Comunque poi verrà inviato un link dove si potrà vedere la registrazione, non c'è nessun tipo di problema, ma ripeto, può essere visto registrato, potete anche contattarci direttamente, chiamare in ProGold, scriverci un'email e siamo felici di confrontarci su questo tipo di aspetto. Poi l'altra domanda, secondo me, è abbastanza semplice, la lascio a te rispondere, Cristian. Per quanto riguarda la colata continua, sono già state fatte delle simulazioni? Sì, lo confermo. E vedevo la lista dei partecipanti, in realtà sono lì tranquilli, però ci sono già utenti di software che hanno partecipato a questo webinar e che simulano la colata continua. Quindi è un processo che si può fare. Considerate che si può fare sia su macchina verticale che su macchina orizzontale. In altri processi la colata continua è curva, ma non è un problema, diciamo, del tipo di macchina, però ecco, la colata continua è fatta, la facciamo e la facciamo comunemente. Ecco. Quindi confermo. Perfetto, l'ultima domanda di Stefano mi sembra un po' più complicata, la devo leggere bene, perché era: buongiorno, secondo voi la dimensione del piantone e anche la posizione può essere una variante per una corretta colatura e di conseguenza una buona riuscita del pezzo, o bisogna intervenire solamente con la temperatura di colata? No, assolutamente è fondamentale la dimensione del piantone e anche la posizione, l'angolo, eccetera, eccetera. Io magari, è colpa mia che magari prima non mi sono spiegato bene. Ho detto che in certe situazioni magari un'alimentazione non perfetta, ma comunque non così malvagia, non così sbagliata, ok? Magari è possibile ridurre
decisamente la postale di tiro lavorando sui parametri, cioè sulle temperature di colata, cercando per esperienza, dico che riducendo la temperatura di colata, alzando la temperatura del cilindro, rendendo lo stampo più caldo e avvicinandoci con la temperatura del metallo, abbiamo visto che magari si riesce a ridurre un po' la postale di tiro. Ma questo non vuol dire che se l'alimentazione è fatta male si risolve il problema. È un po', diciamo, si prova, appunto, si trova con un settore, tra virgolette, molto pratico, fatto molte volte da tante prove, no? Si prova e riprova diversi parametri, si è visto che dà un vantaggio. Sicuramente è di fondamentale importanza l'aspetto progettuale, il riuscire a individuare la giusta dimensione del piantone, dell'alimentatore, dell'alimentatore secondario, dell'ingate, dipende appunto l'oggetto che va ad alimentare il pezzo finale e dell'angolo è fondamentale. E una domanda, ma lo metto a 60 gradi piuttosto che a 30 gradi, qual è l'angolo migliore? Ecco, tutte queste domande, ripeto, nella pratica quotidiana vengono fatte, magari vengono risposte con una sì, con delle intuizioni che nascono chiaramente dalla teoria, no? Ma però sempre una teoria applicata alla pratica, all'esercizio di tanti anni, che dicono ma quell'angolo lì mi garantisce un risultato migliore. Con il simulatore abbiamo una risposta di tipo oggettivo, perché posso simulare e dunque vedere la differenza in maniera immediata. Metto un angolo a 60 gradi, un angolo a 30 e vedo cosa mi dice il simulatore sul risultato finale. Ecco, spero di essere riuscito a rispondere a Stefano, insomma. Non so, Cristian, se tu hai qualcosa da aggiungere. No, è corretto quello che dici. Alla fine la geometria è la prima cosa, come viene montato l'alberino, come viene piantonato, è lo step che impatta di più. Quando devo andare a intervenire su temperature, pressione o altro, vuol dire che magari sono lì borderline, ha bisogno di quel colpetto in più per garantirmi quell'eccellenza che si vuole. Ma considerate che in primis il primo indagato nella soluzione è sempre la piantonatura, assolutamente. Quindi alimentatori, piantoni, quello che c'è, assolutamente quello, confermo. Perfetto, non vedo altre domande. Io. Per cui direi che ringrazio Cristian per l'aiuto e per la collaborazione, per tutto. Ringrazio. Ah, adesso Simone mi ci chiede anche, ci sono programmi che disegnano gli alberini direttamente? È l'ultimo, in zona Cesarini. Mi sono preso proprio per i capelli questo. Ci chiede se ci sono dei software, dei programmi, allora, che disegnano alberini. Che disegni in automatico un alberino, disegnato il pensato il gioiello, vi direi oggi di no. Perché sarebbe probabilmente il sogno di qualunque designer. Trovare il gioiello e già tutta la piantonatura che automaticamente si realizza. È una cosa che piacerebbe in realtà sia a noi che a Daniele, e lo accennava prima, è una regola, quantomeno invece, sulla base degli spessori, sulla base delle geometrie, che aiuti nella modellazione, chi modella l'alberino. Quindi spessore da X decimi di millimetro, X millimetri, come devo dimensionare piantone centrale, attacchi. Questo oggi è quello che stiamo facendo. Un design automatico no, poi software CAD in realtà che possono modellare l'alberino, ce ne sono molti. Credo che il più popolare nel settore orafo sia Rhinoceros. Confermo. Se sbaglio, ma guardate che ci sono molti CAD come KTA, Creo, piuttosto che Unigraphic, che vengono dal mondo auto, ma che comunque vengono utilizzati anche per il settore dei gioielli. Quindi il CAD oggi per la modellazione non rappresenta, diciamo, di per sé un problema. Procast è aperto a recepire praticamente qualsiasi formato CAD. Chiaro che se invece ci si vuole spingere su una modellazione automatica, quello temo che sia un argomento in realtà più delicato. Oggi strumenti che automaticamente disegnano devono essere programmati e sviluppati, perché ci sono queste regole di design, come diceva Daniele, che oggi sono basate ancora forse un po' sull'esperienza,
del fonditore in fusione, però ecco, infatti non è il problema disegnarla, è quello che ho inteso, quindi è correttamente dimensionato. Sì, è il problema di dimensionarlo. Io non so, magari dico una stupidaggine, come una casa, sono convinto che comunque con l'avvento, con questo, con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, cioè nel senso del riuscire a immagazzinare le informazioni e poi utilizzarle per migliorare, potrebbe essere che magari fra qualche anno si possa arrivare anche a questo, insomma. Sì, Però attualmente l'idea. anch'io non sono a conoscenza di qualche software che riesca già a farlo. Oggi queste soluzioni nel mondo della simulazione vengono chiamate di ottimizzazione topologica, ossia ottimizzo il design del componente. L'obiettivo è chiaro, deve riempirsi completamente, senza danni estetici, e deve solidificare correttamente. Questi sono i due punti chiave. Quindi anche chi fa simulazione sa quelli che sono i suoi punti. Il tutto passa attraverso in realtà uno sviluppo che oggi, quantomeno nei software di simulazione, attenzione, parlo proprio qui in realtà in maniera generale, oggi non c'è. Non c'è perché vanno istruiti. Guardate, considerate veramente, il software è un asino. Software abbassa la testa e quello che gli dite lui lo fa. Come computer. Alla fine dei conti è quello. Se è accuratamente istruito, fa le cose giuste. Il materiale, l'accennavamo all'inizio del webinar, è il suo DNA. O è corretto oppure ha dei problemi. Cioè, avrà qualche malattia, passatemi purtroppo questo termine, ma non funzionerà come deve funzionare. Allo stesso modo, l'aspetto del design deve essere istruito. Quindi, quella regola che dicevamo prima, Daniele, che ci piacerebbe sviluppare, ossia spessore, dimensione, anello, medaglia, cavo, non cavo, va istruito, perché una volta che il simulatore è istruito, vabbè, non dobbiamo vederlo come uno strumento con cui metterci in competizione. Dobbiamo vederlo solo come un ausilio. Perché? Perché lui corre più veloce di noi, è inevitabile. Però se noi siamo sull'auto, andiamo veloce allo stesso modo. Questo che dicevamo appunto che l'esperienza, se utilizza il simulatore, le persone con esperienza, eccetera, riescono appunto a capire al volo eventualmente che parametri toccare e come muoversi, insomma, sicuramente secondo il mio punto di vista è un grosso vantaggio. E Simone chiedeva anche posizionarlo se è multipezzo, cioè probabilmente se praticamente se ho un multipezzo, tipo un puzzle, Sì, se il software mi dà già la possibilità di ottimizzare la la disposizione. posizione sul labirinto. Però Beh, anche quello non. il concetto è analogo, alla fine Esatto, anche quello. riguarda il design dell'alberino, quindi questa regola di design dell'alberino oggi, perlomeno parlo per Procos, ma in generale anche per quanto vedo il mercato, oggi nessuno ancora è riuscito a creare un sistema stabile o robusto, quantomeno. Ecco, tutto lì. Perfetto. Bene, direi che abbiamo concluso. Vi ringrazio ancora per il tempo che ci avete dedicato ed eventualmente contattateci direttamente. Perfetto. Grazie, Grazie a tutti, è stato un grazie piacere anche da parte mia. Alla prossima. a te. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao a tutti.